Entra Cozzi a gamba tesa, fa sua la palla, ora è contrastato da Bussalino, palla recuperata da Lombardi, scarta due avversari, passa molto bene a Bucciarelli sulla destra, palla un po' lunga, subito il cross del centravanti, è pronto Brevi a far sua la palla eludendo l'intervento degli imperiesi. Ecco ora già ancora pallone verso l'area del Pavia ed è ancora Brevi che riesce a far sua la palla appoggiandola al numero 5 che scarta un avversario e lancia verso Gino. Gino ancora per Brunetti che difende molto bene la palla, quindi a Lombardi. Lombardi riesce a portare avanti un pallone, quindi è Pietta che riesce a stroncare l'azione ed ecco ora San Giorgio che salta senza superasse la linea. Ecco ora Lombardi, su Lombardi commette fallo Pietta. Il giocatore imperiese è rimasto colpito alla testa e punizione per l'Imperia proprio nel centrocampo. Ed è la palla inseguita e raccolta proprio per un pizzico ed ecco ancora Lombardi che supera Benedetti. Lombardi sempre palla al piede, cerca di entrare in area, si porta sul fondo, effetto al cross Brunetti e il suo tiro è molto fiacco, ha colpito la palla cadendo cercando la mezza girata ed è facilità Brevi a intercettare il pallone. Palla comunque ancora manovrata dall'Imperia con Schiesaro sul quale commette fallo. Bucciarelli riesce a far sua la palla, cerca di saltare un avversario, interviene Marinelli, serva molto bene Gino non esegue di prima ed ora lotta ai limiti dell'area, riesce a far prevenire la palla a Lombardi, cross di Lombardi troppo sotto porta e interviene Brevi. Forse avrebbe dovuto cercare la conclusione di prima al numero 11 imperiese, ha cercato di aggiustarsi la palla e quindi la stessa gli è stata soffiata. Ed ora ecco una bella azione, una bella apertura di Negri per Pionetti. L'azione di Gino prima era stata ostacolata da un avversario, c'erano i limiti di un fallo, l'arbitro ha lasciato correre per la regola del vantaggio, ma questa volta il vantaggio è stato a favore della difesa del Pavia. Ecco ora Bucciarelli in possesso di palla, cross al limite dell'area per Lombardi, Lombardi, rete! E al quarto d'ora del secondo tempo Lombardi raccogliendo un bel passaggio filtrante in area di Bucciarelli ha portato l'Imperia in vantaggio. Imperia 1, Pavia 0, ha segnato.